ci siamo incontrate, ascoltandomi cantare, hai colto l'essenza di un conflitto esistenziale irrisolto, esprimendolo con una chiarezza e profondità proprie di uno psicoterapeuta. Hai saputo leggere ciò che si manifestava nel mio modo di cantare, un qualcosa che spesso rimane in ombra, nascosto. Nel momento in cui attraverso il canto quel qualcosa emerge, si presenta, pensi che attraverso il canto possa anche essere sanato? Io credo che la voce è un strumento di denuncia, che la persona, senza saperlo, nel suono che porta, parla di se stessa. Io ho fatto un ascolto particolare. Il lavoro diviene terapeutico, ma non psicoterapeutico. È un lavoro terapeutico perché? Perché assistiamo a una trasformazione. Terapia vuol dire trasformazione. Sì, capisci? Se, sì. Tu lo sai perché è greco. È greco. Allora, io credo che veramente tutte le maestre dovrebbero essere terapeuti, ma nel senso di essere aperti a lasciare andare il percorso dell'allievo, sì? Di essere lettore del percorso dell'allievo e di tornarlo. Ritorniamo a quello che tu hai detto. Io, sì, la particolarità del mio lavoro è stata che mi ha fatto moltissimo interesse sapere come la voce parla veramente della persona, oltre le parole. Ma questa è l'espressione vera, per gli attori per esempio è importantissimo, sì? Ma nella vita stiamo sempre attuando, ripetendo si dice, no? Recitando, ecco. Perché sempre, senza saperlo anche, siamo in un ruolo e parliamo da questo ruolo. Sì, io credo che tutte le persone hanno bisogno di essere ascoltati e che in questo lavoro e attraverso la voce e anche nel canto quello che si può trasmettere è giustamente questa anima particolare. Un lavoro è poter arrivare al punto tecnico che ti permette avere una voce più libera. E l'altro punto è, io sempre penso, con chi sto lavorando? Perché non è lo stesso tu che altro. In questo piccolo momento dove io ti leggo, tu ti senti ascoltata. E la trasformazione inizia in quel punto. Ma io penso che sempre il maestro deve ascoltare e leggere dall'altro.